Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo nuovo video davvero molto speciale, perché siamo praticamente sulla spiaggia. Vediamo appunto insieme la location nella quale ci troviamo e voglio catturare insieme a voi qua sulla spiaggia un po' di Pokémon. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace, proviamo a superare i 4000 like se volete altri video come questo. E io spero ragazzi di trovare insieme a voi molti Pokémon piuttosto rari, anche se qua c'era uno Zubat e anche prima un Clefairy, che purtroppo però sono scomparsi. Allora, vediamo se riesco a trovarlo. Guardate quanto è grande sto Clefairy, raga, roba davvero incredibile. E credo che praticamente mi si stia bloccando tutto, però provo a catturarlo. Come vedete raga, addirittura sulla spiaggia Clefairy, quindi boh, forse è tendenzialmente un Pokémon che a cui piace vivere, che ne so, in ambienti piuttosto caldi e acquatici. Quindi lanciamo un po', che tra l'altro è un Pokémon di tipo normale, che forse ha incominciato ad avere anche mosse di tipo folletto, probabilmente nelle generazioni successive. Allora, qui sembra che si sia bloccato tutto, e invece no, esce raga, esce dalla Pokéball e scappa! No raga, non ci credo! Ragazzi, proprio qui al mare abbiamo trovato, da come notate, un Magikarp che è appena scomparso. Non so che fine abbia fatto, probabilmente ci siamo allontanati troppo, quindi dobbiamo fare un altro po' la strada da questo lato e infatti ricompare. Quindi ragazzi, andiamo a vedere se riusciamo a catturarlo. Dovrebbe comparire direttamente in acqua, perché ho la videocamera puntata verso quella direzione. Ed eccolo qua ragazzi, il Magikarp addirittura sulla sabbia, quindi si è davvero spiaggiato. Il GPS ovviamente non va, non ne avevo dubbi. Quindi vediamo se riusciamo a catturarlo. Già ci siamo persi il Clefairy, quindi roba assurda. E poi raga, bisogna ammettere che un'altra difficoltà che viene aggiunta è quella della videocamera in sé. Quindi proverò ad utilizzare, ecco, lo sfondo, quello lì di default per i Pokémon, almeno per i prossimi che proveremo a catturare. Quindi Magikarp PL87, mi sarei aspettato qualcosina in più, perché appunto come tutti voi sapete io ho addirittura Gyarados. Allora, io una cosa che voglio fare adesso è andare in strumenti e utilizzare un aroma. Quindi, amici miei, boom, lo andiamo ad utilizzare. E credo che, ecco, sia andato. Ragazzi, restano 30 secondi, è il primo Pokémon di nuovo Magikarp. Andiamo proprio direttamente in acqua a trovarlo. Quindi, Francesca, avvicinati, perché lei è la cameraman. Da oggi in poi sarà lei la mia cameraman, ammesso che faccia delle buone riprese. Quindi, ragazzi, scrivetemi nei commenti se Francesca fa delle buone riprese. Ed eccolo qui, un altro Magikarp. Da come vedete è praticamente in acqua, bello grosso, bisogna ammetterlo. PL93, se non sbaglio, mi sembra di aver visto. Non è che sia un granché, eh. E guardate un po' ragazzi, cos'è che abbiamo trovato qui. Finalmente uno Psyduck, dopo un bel po' di tempo. Purtroppo ragazzi, ecco, è scarsino. Quindi vediamo se riesco a catturarlo. Ok, PL269. Quindi vediamo un po', purtroppo esce dalla Pokéball. Vediamo se riesco ancora a catturarlo. Ragazzi, davvero è difficilissimo catturare i Pokémon con la videocamera. Ora se esce dalla Pokéball, a parte che mi incazzerò a bestia, ma poi l'andrò a disattivare. E dai, catturato. Raga, catturato, preso. Guardate un po' cosa diavolo ho trovato, addirittura un fottuto Blastoise. Vabbè raga, allora a questo punto dobbiamo assolutamente fare l'impossibile per catturarlo. Gli devo lanciare in primo luogo molte Pokéball, Megaball, Ultraball e soprattutto le Baccalampon, per fare in modo tale che sia semplice da catturare. Purtroppo ragazzi, la situazione è davvero complicata. Ci sto provando da un bordello di tempo, ma sto Blastoise davvero non c'è nulla da fare per riuscire a catturarlo. Io ho una fottuta paura che possa fuggire da un momento all'altro, però raga, non devo farmi scoraggiare. Da come notate ho disattivato la videocamera, tutto perché non posso farmi sfuggire un Pokémon di questo calibro. Vediamo ragazzi, sembra che questa volta ce la stiamo facendo. E finalmente catturato, non posso crederci. Quindi ragazzi, ci siamo portati a casa addirittura un Blastoise, roba davvero incredibile. E quindi questo sarà davvero un ottimo trofeo. Quindi eccolo qui ragazzi, Blastoise. Vediamo un po'. Come mosse a pistola acqua e cannon flash, addirittura acciaio, che toglie 60, quindi non è nulla di che. Però vabbè ragazzi, non male. Voglio vedere PL 99. Non è che mi faccia impazzire sinceramente, però comunque più ne abbiamo meglio è. Accumuliamo le caramelle, quindi quanto prima voglio assolutamente un cadavere e poi un Alakazam. Peccato che anche stavolta si stia buggando tutto. Almeno raga, con Blastoise siamo andati tranquilli. Ed ecco qui appunto la palestra. Resti Romani, Villa di Tiberius. Mamma mia ragazzi, guardate dove siamo. La palestra è solo di livello 2. Noi ci andremo a posizionare un Pokémon e ovviamente non vorrei mettere Blastoise. Questo perché ragazzi,
altrimenti ce la buttano subito giù. Quindi ecco qua, un bel Charizard messo qui, e ora vedremo se qualcuno riuscirà a buttare giù questa palestra. Ho cercato di mettere due Pokémon di tipo diverso, altrimenti poi per i nemici sarebbe stato troppo semplice buttarla giù. Immaginate un Vaporeon e un Blastoise, che ne so, ti mettono un Electabuzz o in generale un Jolteon e te la buttano subito giù sta palestra. Ed ecco ragazzi che siamo giunti anche ad una palestra. Io tenterò di conquistarla e credo che sarà piuttosto semplice, perché qui come vedete abbiamo solamente un Lapras comune di Sperlonga, perché sì, sono qui in vacanza, e mi dice che sono troppo lontano. Per quale strano motivo, raga, il GPS talvolta davvero parte completamente. E qui posso catturare questo Spiro di livello, ecco, anzi PL 326, che sono due cose completamente diverse rispetto ai giochi Pokémon di base. Quindi vediamo se lo catturiamo. Preso subito. Ogni tanto, raga, capitano ste cose come più o meno quelle introdotte in Pokémon X e Y, e quindi ecco che da solo si avvicina alla palestra. Dovrei essere un po' in vantaggio soprattutto con l'Electabuzz iniziale, quindi noi ci buttiamo subito nella sfida. Vediamo se riusciamo a buttarla giù, però dovrebbe essere davvero molto molto semplice. Abbiamo 6 Pokémon contro 1, quindi dovremmo avere un vantaggio davvero incredibile. Quindi andiamo subito di cattiveria, e vi faccio notare che l'Electabuzz che sto utilizzando praticamente ha la mossa tuono, quindi all'Lapras che è un Pokémon di tipo acqua gelo, mi pare, una roba del genere, dovrei distruggerlo nel giro di pochissimi secondi. Quindi boom, andiamo a colpire, gli abbiamo fatto molto molto male, si nota. Non mi morire così, devi resistere. E quindi raga, sconfitto. Quindi finalmente, nonostante lui stesse per fare Bora, abbiamo vinto. Il comune di Sperlonga è nostro. Direi di mettere un bel Gyarados. Quindi ragazzi, boom, lo abbiamo posizionato. E volevo vedere anche un'altra palestra che vedo oltre. Ecco, ho cliccato sulla mia, porca miseria. Quindi dobbiamo spostarci. Vedo quella lì in lontananza del team giallo, che se non sbaglio aveva un altro Gyarados. Porca miseria, guarda questa come è messa. Un Vaporeon, un altro Vaporeon e poi un Gyarados anche qui. Quindi ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, spolliciate al massimo. Ricordate di iscrivervi se non l'avete fatto. Ricordate di lasciare un bel mi piace. E ricordate di seguirmi su Facebook e Instagram. Mi trovate come Joseph Gamer, oppure trovate il link in descrizione. Quindi alla prossima, ciao!